De Luca querela Fitto, il centrodestra lo attacca. Finirà in tribunale la polemica sul mancato sblocco dei fondi di sviluppo e coesione. Il governatore denuncerà per diffamazione il ministro, contro di noi falsità e calunnie, i partiti si dividono, il centrodestra attacca il presidente. Circum, frigo sui binari e un atto terroristico, paura sulla linea ferroviaria a Pompei per l'incidente che per fortuna non ha causato feriti. Il presidente Av De Gregorio accusa atto terroristico di chi vuole sabotare il nostro lavoro, da oggi guardia giurata al passaggio a livello. Inchiesta sugli appalti, questione morale ad Avellino, 3 indagati nell'inchiesta della procura, sotto accusa un consigliere comunale di maggioranza, suo fratello e una dirigente del comune. Scoppia il caso, l'associazione Controvento accusa e il comune torni ad essere una casa di vetro. Sparatoria a Scafati, il sindaco chiede rinforzi dopo l'agguato tra l'agente e il ferimento di un pregiudicato, il sindaco Aliberti chiede l'intervento urgente del prefetto e del sottosegretario alla difesa. Serve un potenziamento delle forze dell'ordine nella città. Transizione energetica, ora si acceleri nel Sannio, la transizione energetica deve rappresentare una svolta per le aree interne ma deve coinvolgere tutti i comuni. Monito dell'esponente del PD Sannita, Ruggero, che chiede un cambio di rotta nella difesa dell'ambiente. Erano le principali notizie di oggi, le avete ascoltate nei nostri titoli. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di 8 Channel. In apertura lo scontro tra De Luca e il ministro Fitto, uno scontro che rischia di andare davanti ai giudici. Il governatore infatti ha annunciato querela contro il ministro per le affermazioni false e calunniose in merito alla vicenda dei fondi di sviluppo e coesione. Divise le forze politiche. Sentiamo. La battaglia politica istituzionale tra Fitto e De Luca rischia di andare in tribunale e coinvolge sempre di più le parti politiche. C'è chi si schiera con il governatore che ha annunciato querela contro il ministro per le affermazioni false e calunniose diffuse in merito alla vicenda dei fondi sviluppo e coesione e chi invece punta il dito contro il presidente De Luca. Ormai in preda alla disperazione perché abbandonato dal suo partito, dichiara Edmondo Cirielli, viceministro degli affari esteri, più si agita e più sprofonda, ormai è un caso umano. Fulvio Martusciello, coordinatore di Forza Italia, invece ha detto che le forze politiche sono ormai avvilite da questo scontro. De Luca continua a far polemica, ma le cose francamente non ci riguardano. Andiamo avanti, penso che i sindaci, i cittadini aspettino risposte concrete e sono un po' avviliti da questo scontro istituzionale che non porta alcun beneficio, quindi si avvicina alla data di ottobre 2025 quando tutto questo ormai sarà soltanto un terribile ricordo. D'accordo con il governatore invece Mara Carfagna di Azione. Il Mezzogiorno per questo governo non è assolutamente prioritario. Parto da un dato che secondo me non è stato mai affrontato con serietà da questo governo. Io mi sono battuta per vincolare una quota certa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle regioni del Mezzogiorno, il 40% del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non sappiamo se questa quota di risorse è stata davvero rispettata. Terrore sulla linea Circum a Pompei, dove è stato abbandonato un frigo sui binari, impatto inevitabile, danni e paura, ma per fortuna nessun ferito. Il presidente dell'EAV De Gregorio parla di un atto terroristico. Poteva avere conseguenze gravissime l'incidente avvenuto ieri sera sulla tratta Circum, dove un treno in transito nei pressi di via Crapolla a Pompei ha impattato contro un frigorifero abbandonato sui binari. Lievi danni al convoglio e paura a bordo, è il secondo episodio simile in due settimane. A denunciare l'accaduto il presidente di EAV Campania, Umberto De Gregorio. L'allarme deve essere lanciato in modo chiaro e netto. Si tratta di atti delinquenziali, di sabotaggio o addirittura si potrebbe pensare ad atti di terrorismo. Noi lavoriamo per la sicurezza, se qualcuno pensa di fermarci in questo modo, magari qualcuno non è contento che noi chiudiamo i passaggi a livello, come ci imponono ANSFISA, cioè l'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria,
Se qualcuno pensa che noi ci facciamo qualche passo indietro, non ho capito nulla. La vicenda ha scatenato anche un aspro botta e risposta con Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che ha sollecitato interventi sulla sicurezza prima che ci scappi il morto. Dura la replica del presidente EAB che parla di sciacallaggio politico. Intanto l'azienda adotta subito le prime contromisure. Ci sarà una guardia giurata H24 su quel luogo, questo specifico luogo. Poi ci stiamo posizionando le telecamere. Per la sicurezza dei cittadini e dei nostri dipendenti non possiamo certamente limitare le risorse necessarie. Donna morta ad Ischia, oggi la fiaccolata, domani funerali di Antonella. Resta il giallo sulle cause, si pensa al suicidio, ma il caso non è chiuso. Intanto la 51enne, secondo un nuovo particolare, è stata trovata con un laccio attorno al collo. Il servizio. Dopo l'autopsia che si è svolta ieri, la magistratura ha dato il nulla osta alla sepoltura di Antonella Di Massa, la 51enne scomparsa per 12 giorni e poi ritrovata morta mercoledì scorso dagli inviati di chi l'ha visto. I funerali si terranno domani pomeriggio a Casamicciola, nella chiesa del convento dei passionisti, a poca distanza dalla casa in cui la donna abitava insieme al marito e alle due figlie. Questa sera intanto si terrà una fiaccolata per ricordare la donna, organizzata dagli abitanti di Succhivo, il borgo del comune di Serrara Fontana, dove Antonella è stata vista per l'ultima volta. Insieme ai cittadini e agli amministratori di Serrara, ma anche di Casamicciola, il comune di origine della donna, non è escluso che possano partecipare anche i familiari. Ieri, come detto, presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Napoli è stata eseguita l'autopsia, su cui i risultati al momento non sono trapelati in discrezione. Gli esiti dell'esame autoptico dovrebbero dire una parola definitiva sul principale interrogativo di questa vicenda, e cioè se Antonella si è suicidata o è stata uccisa. Il corpo è stato trovato in un terreno incolto, a poca distanza dal parcheggio in cui aveva lasciato la sua auto. La donna aveva un laccio di gomma attorno al collo, che non ne avrebbe però causato il decesso, visto che non sarebbero stati trovati segni evidenti di strangolamento. Diverse sono poi le testimonianze che parlano di sacchi neri dell'immondizia trovati sul capo e sotto il corpo della vittima. Ed ora la situazione di dissesto che sta interessando purtroppo il Vomero. Occorre subito monitorare tutto il territorio con il georadar. Incalza il presidente del comitato Valori Collinari, Gennaro Capodanno. Intanto manifestazione domani, manifestazione di protesta dei residenti. Il Vomero sta pagando anni e anni di carente manutenzione della sede stradale e dei sottoservizi, in particolare condotte idriche e fognarie. Così Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, interviene sui continui dissesti che si stanno verificando dal 21 febbraio scorso. Nell'arco di un mese si sono aperte 3-4 voragini e dissesti che hanno comportato, ahimè, anche decine di persone che sono state allontanate dalle abitazioni, un traffico caotico ogni giorno, attività commerciali che sono in sofferenza. Di qui il grido d'allarme del comitato, che chiede provvedimenti ben precisi per la messa in sicurezza dell'area. Per fare un monitoraggio, una sorta di radiografia di tutto il sottosuolo attraverso sistemi non invasivi come il georadar, in modo da avere una situazione attuale di come si trovano le condotte e quindi provvedere immediatamente anche alla sostituzione di quelle che dovessero risultare rotte. Ma poi bisogna anche prevedere un controllo continuo da effettuare con sistemi telematici, in modo che quando si verifica una perdita questa viene immediatamente segnalata. E domani si tiene di protesta in piazza Vanvitelli dei residenti e delle famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni. Mi meraviglia che né il sindaco né alcun assessore si siano fatti vivi con queste persone per cercare di dare anche delle provvidenze, perché queste persone stanno provvedendo a loro cure e spese a far sgomberare i locali dal fango. Insomma, una situazione davvero drammatica per questa gente che ormai vive fuori casa da circa 2 settimane. Nuovo filone di inchiesta sul comune di Avellino, ora si indaga sui grandi appalti dopo il blitz di ieri.
I primi risultati dell'inchiesta che la Procura della Repubblica di Avellino ha inviato sugli atti prodotti dall'amministrazione guidata da Gianluca Festa fanno emergere i contorni di una inquietante questione morale. Prende posizione così l'associazione Controvento, che in una nota sottolinea come di fronte al delinearsi della dimensione oscura e torbida del vero brand che caratterizza l'amministrazione Festa, si manifesta piena fiducia nell'azione della Procura. I magistrati sapranno fare bene il proprio lavoro, ma ora tocca alla società avellinese guardare in faccia la realtà. E quindi la questione morale, che risalta nella sua evidenza dai fatti di Palazzo di Città, non può non diventare argomento prioritario e urgente per le forze politiche che si propongono alternative a tali comportamenti. Per Antonio Gengaro siamo di fronte a un sistema di potere che ruota attorno al sindaco Festa. È un sistema fatto di clientele, di favoritismi, di interventi non usuali all'interno di pratiche che dovrebbero riguardare solo funzionari e dirigenti, ma che vedono coinvolti consiglieri comunali, fratelli di consiglieri comunali, tutti tecnici. La questione del Ferragosto, va ricordato che l'opposizione del Consiglio Comunale ha fatto una grande battaglia, è un vestito costruito su misura il Ferragosto avellinese, si costituisce una società ad hoc che guarda caso ha nelle sue fila proprio i cantanti che il comune di Avellino sceglie per il Ferragosto. E sulle inchieste in corso, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha diramato una nota nella quale auspica che la magistratura faccia la massima chiarezza dal più presto, perché non ci siano ombre o dicerie sulla correttezza del mio operato, della mia squadra, dei miei collaboratori, su cui a breve i cittadini di Avellino saranno chiamati ad esprimersi. Il sindaco poi attacca taluni esponenti di associazioni politiche desolatamente autoreferenziali, che si sono lasciati andare a giudizi tanto immeritati quanto sommari sulla mia amministrazione, che invece dopo anni di immobilismo e di tracollo economico e sociale sta dando grande impulso alla rinascita della città, chiude. Dopo gli spari tra la gente ed il ferimento di un pregiudicato a Scafati, il sindaco Aliberti chiede l'intervento urgente del prefetto e del sottosegretario alla difesa per potenziare le forze dell'ordine. La camorra fa schifo, c'è bisogno di un'azione da parte della politica in risposta e a difesa della città. Più uomini delle forze dell'ordine sul nostro territorio. Non usa mezzi termini il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. Dopo la sparatoria messa a segno in pieno giorno in via De Gasperi, ferito un pregiudicato uscito da poco dal carcere. Servono azioni concrete, chiarisce a 8 Channel l'appello del primo cittadino. Abbiamo un sentimento di paura, soprattutto tra i cittadini. Le istituzioni devono intervenire. Chiederò al prefetto naturalmente un incontro, un tavolo tecnico per discutere del tema della sicurezza. Chiederò al mio comandante della Polizia Municipale Alò di coordinarsi con la tenenza dei carabinieri e con il comandante Esposito per pianificare la distribuzione delle telecamere che stiamo mettendo sul territorio, che hanno portato anche a risultati importanti. Chiederò naturalmente anche al Ministero degli Interni, al Ministero della Difesa, un aumento del numero delle forze dell'ordine. Per Aliberti è importante che ognuno faccia la sua parte per sconfiggere la malavita che insiste sul territorio. La camorra, lo spaccio della droga, gli affari che si intrecciano, dobbiamo fermarli. Ognuno di noi deve svolgere il proprio ruolo e credo che naturalmente dobbiamo ognuno di noi far vincere il sentimento di una cultura diversa. La transizione energetica deve rappresentare una svolta per le aree interne, ma deve coinvolgere tutti i paesi. Questo il monito dell'esponente del PD Sannita, Giuseppe Ruggero. Un mondo migliore dopo decenni di scelte energetiche che hanno provocato seri danni all'ambiente. La transizione energetica oggi deve e può essere la svolta contro l'inquinamento, ma bisogna tenere conto che il costo è a carico dell'Europa. Tanti sono, specialmente nelle aree interne, i comuni che si stanno muovendo. Ma bisogna guardare anche oltre, come spiega Giuseppe Ruggero, esponente del PD e consigliere provinciale di Benevento.
ci rendiamo conto che gran parte di questa transizione energetica, anche utilizzando capitali finanziari, diciamo europei e mondiali, ma in termini di materie prime si sposta praticamente tutta sui paesi dell'Asia. Quindi c'è da riflettere sui reali effetti economici di una transizione, ripeto, necessaria, ma che se non si dà vita ad un'economia anche europea o a processi realmente globali, rischia di essere il peso che una parte del mondo si carica. Fotovoltaico ed eolico già sono una realtà nel Samnio, ma l'attenzione è oggi l'accumulo dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili. C'è invece un fermento sullo storage, sull'accumulo, sulle batterie, perché è chiaro che nei prossimi anni, come l'acqua, anche l'energia non potrà essere sperperata, insomma, andrà accumulata, gestita con efficienza. Insomma, il mondo sta cambiando fondamentalmente e quindi troviamo anche in queste fiere nuovi strumenti, sia tecnologici ma soprattutto finanziari. Ancora caos nelle carceri campane, l'ultimo episodio di violenza ad Ariano Irpino. Il garante dei detenuti Samuele Ciambriello dice più spazi di inclusione. Sentiamo. Ancora un episodio di violenza nel penitenziario di Ariano Irpino, dove un detenuto ha aggredito un agente. Per il SAP il carcere ufitano è come l'inferno dantesco. L'OSAP sollecita ancora una volta interventi urgenti. Il garante dei detenuti Samuele Ciambriello chiede invece più spazi di inclusione. Bisogna far uscire un po' di più i detenuti dalle celle. Spesso c'è un'aggressività perché non si va a giocare a pallone, perché non ci sono progetti di inclusione sociale, perché di pomeriggio le celle sono chiuse. Ecco, il carcere è rimosso per la politica che lo considera una risposta semplice a bisogni complessi. Io oggi sul quotidiano Roma ho invocato più medici, psicologi, psichiatri, mancano 486 agenti. Intanto nel carcere di Poggioreale è arrivata la reliquia insanguinata del giudice ragazzino Rosario Livatino, ammazzato dalla mafia. Un evento fortemente simbolico, sottolinea Ciambriello. Spendeva quasi tutto il suo mensile per aiutare i poveri, i detenuti più poveri. Un magistrato che un giorno è corso nel carcere per portare la scarcerazione di un detenuto. Era il 15 di agosto e scriveva nel suo diario: perché non voglio che faccia un giorno più di carcere. Che bello, che bello, che bella. Ed è di circa 35.000 euro il bottino del colpo messo a segno a Battipaglia nella canonica della chiesa di San Gregorio VII. Ad agire nella serata di venerdì sono stati almeno quattro ladri che, dopo aver raggiunto lo studio del parroco, sono riusciti a forzare la cassaforte e a svuotarla. Parroco e viceparroco, sentendo dei rumori, hanno provato ad entrare nella stanza, ma i malviventi l'avevano bloccata dall'interno. A quel punto hanno provato un'altra strada, incrociando i ladri che si stavano dando alla fuga. Il viceparroco è stato colpito al volto da uno di loro, riportando una prognosi di 3 giorni. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di polizia di Battipaglia per provare a risalire agli autori del colpo. E il Museo di Arte Contemporanea di Benevento Arcos ospita un'antologica di grande impatto, la mostra di Raffaele Bova. Sentiamo. Una nuova esposizione per promuovere l'arte contemporanea nelle aree più interne della Campania. Il Museo Arcos di Benevento ospita la mostra Raffaele Bova, antologica 1972-2022, curata da Ferdinando Creta e Massimo Bignardi. In esposizione oltre 40 opere che tracciano un percorso artistico che copre 50 anni di attività dell'artista casertano. Raffaele in questa mostra esprime un po' tutto il suo percorso, dalle prime opere fino ad arrivare alle installazioni, alla pittura, al ritorno alla pittura, per non parlare delle ultime indagini sul Covid. Una mostra visitabile fino al 14 aprile, che rappresenta anche la felice collaborazione di Arcos con altre istituzioni culturali della regione come il Museo Frac di Baronissi. Raccontiamo un po' il Bova che già dagli anni 70 si propone sullo scenario nazionale e internazionale, tant'è che è invitato alla Biennale di Venezia, è invitato alle grandi iniziative di avanguardia del periodo degli anni 70-80. È
una mostra curata in compagnia di un grande critico d'arte, curata da me e da Massimo Bignardi, che è il direttore del Museo Frac di Baronissi, con il quale da un po' di tempo noi portiamo avanti questo progetto di promozione nelle zone meno centrali. Nuove opportunità per i giovani del Cilento, presentato questa mattina a Casalvelino il progetto di turismo rurale con la firma dei 30 contratti formativi per esperti del comparto olivicolo. Il centro polifunzionale di Casalvelino ha ospitato la presentazione del progetto Rural Tourism. 30 giovani del territorio hanno già firmato i contratti formativi per partecipare ai due corsi, uno su olivocoltura, gestione e management dell'impresa agricola, l'altro di operatore agrituristico e dello sviluppo rurale. E noi oggi qui siamo a Casalvelino proprio per firmare i contratti di formazione per questi 30 ragazzi. Progetto che risposto al bando Link a favore dei giovani NIT, cioè per far rimanere giovani sotto i 35 anni sul proprio territorio, mira a rafforzare quelle che sono le competenze che sono richieste dal mercato locale affinché questi giovani appunto restino e possano lavorare sul loro territorio. Una collaborazione che noi stiamo portando avanti già da un po' di tempo con un'organizzazione, con una struttura che è Progenia, che non è propriamente, non è nata nel nostro territorio, ma che oggi si è fortemente radicata grazie a questi progetti che sta portando avanti e che nel corso degli anni hanno dato sempre grandi ed importanti opportunità ai giovani. A guidare i giovani il docente Leonardo Feola di Confagricoltura Salerno. Il progetto è stato finanziato dall'ANCI Giovani Regionale. È un progetto importante. Noi come ANCI Campania, ma soprattutto ANCI Giovani, crediamo fortemente nell'inserimento lavorativo dei giovani. Noi diciamo sempre che i giovani sono delle vere e proprie risorse, non delle riserve. E questa è un'occasione per poterlo mostrare. E con questo è davvero tutto, il TG termina qui, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo e poi una buona serata con i programmi di 8 Channel.